Questa è geografia, ma c'è la matematica. La matematica ci dice la tabellina la, 7, 14, 21, 28. Come mai? Sono tutte le domeniche. Le domeniche luglio, in cui siete bloccati a casa vostra. Non è che veniamo a casa nostra. No, no, neanche noi. Se chiamate, allora, noi veniamo a casa vostra, ma attraverso Antena 3. Attraverso Antena 3, perché inizieranno queste domeniche con i Papu. Con i Papu, quattro spettacoli live, diversi. E state con i Papu nella programmazione di Antena 3. La coppia di comici più famosa del nord-est arricchisce le sere domenicali di luglio. Un mestiere sempre più difficile, quello di far sorridere la gente, specie di questi tempi. Per fortuna che c'è la politica a dare continuamente spunti tra satira e comicità. Lei lì le differenze lì sfumano tra comici e politici. Qualcuno dice che ci stanno rubando il mestiere. Tanti gli spunti per i loro spettacoli, uno dei quali dedicato alla Zanussi Electrolux, per sorridere ma anche per riflettere. Ma lì c'è da ridere o c'è da piangere su quello che raccontavi? Adesso, oggi come oggi, forse un grande anniversario, nel senso che insomma, ha durato, è durata 100 anni e dura ancora. Poteva dura andare ancora. Peggio, voglio dire. Poteva chiudere prima. Se non arrivavano gli svedesi, forse esatto, un altro non ce l'avrebbe fatta, però insomma... Ma c'è sempre bisogno di ridere, c'è sempre voglia di ridere, se no l'uomo diventa una pianta. Fa sorridere un'arte che per i Papu è sempre più rara. Gli aspetti artistici, quelli che mancano un po', noi ci campiamo da quanto? Sono 30 anni quest'anno, oh, ragazzi. Quindi vuol dire che la sorprese. Gente ha sempre voglia di ridere, di sentire musica, sentire teatro. È proprio per questo che Antena 3 ha programmato queste quattro sere domenicali davvero speciali. Si parte il 7 luglio dalle 21.15 con il primo dei quattro temi scelti dai Papu. Il primo domenica Lidia Fernanda che è in Egitto. È tornata in Egitto, sul serio. Poi c'è Miss Mas che è tratto dalle puntate che probabilmente state poi vedendo. Poi c'è Fareste, spettacoli. E poi l'ultimo. Colpo di scena. È la storia dei 100 anni della Zanussi. Spettacolo semiserio, molto serio, ma anche molto semi. Come gli spumanti semi brutti. Da vedere. Manca ancora un po'. Aspettiamo.